Quest'anno il Movimento 5 Stelle compie 10 anni di vita. Dai primi meetup, da quei primi incontri siamo cresciuti molto. Abbiamo girato l'Italia come cittadini, non come politici. E da cittadini abbiamo incontrato altri cittadini, dicendo e spiegando tutti i nostri progetti e la nostra idea di paese. Dal reddito di cittadinanza, a una legge anticorruzione, dalla tutela dei beni comuni a nuove politiche ambientali, da una legge sul conflitto di interessi al rilancio delle nostre imprese. Siamo entrati in Parlamento e in 5 anni di opposizione abbiamo acquisito esperienza, un'esperienza che ci ha fatto capire come realizzare le nostre idee. Abbiamo chiesto ai cittadini di darci un'occasione e il 4 marzo 11 milioni di persone ci hanno dato fiducia. Non avevamo una maggioranza parlamentare assoluta, ma i nostri progetti non si sono fermati. E sin dalla campagna elettorale abbiamo detto che avremmo governato con chiunque avesse accettato di mettere in pratica queste nostre idee. Abbiamo passato questi primi 14 mesi insieme a una forza politica con cui, grazie al nostro impegno e al lavoro in Europa del presidente Conte, abbiamo fatto quella manovra di bilancio espansiva che serviva realmente al Paese. Dopodiché Salvini si è fatto prendere da un delirio di onnipotenza e ha scelto di fermare tutti i nostri progetti. Ha iniziato a inventarsi che eravamo quelli del no, mentre la verità è che aveva paura dei nostri sì. Di quei sì che ci aspettavano a settembre, il taglio dei parlamentari, una riforma della giustizia seria, nuove politiche ambientali, ben lontano dagli inceneritori e da porcherie del genere. Salvini poi, oltre ai sì che non voleva dire a noi, aveva anche una sincera paura di non riuscire a mantenere tutte le promesse che aveva fatto senza alcun criterio, a iniziare dalla flat tax per dirne una. Salvini è scappato, per giunta ad agosto. Ma noi no, noi siamo rimasti perché siamo convinti che il Paese abbia realmente bisogno delle soluzioni che abbiamo proposto. Ma ora vogliamo andare avanti, tutelati dal nostro Presidente del Consiglio Conte, che con un lavoro incredibile si è conquistata la stima internazionale. Ora vogliamo andare avanti perché il Paese non ha smesso di avere bisogno di una riforma della giustizia, di una manovra che scongiuri l'aumento dell'IVA e che contenga il salario minimo e il taglio delle tasse sul lavoro. I cittadini non hanno smesso di avere bisogno di nuove politiche economiche perché lo ha deciso Salvini. Queste cose vanno fatte. Salvini è scappato? Peggio per lui. Noi ci siamo, con chi vuole esserci, con chi condivide questi progetti, con chi vuole, come noi, portare avanti le idee che servono a far ripartire il Paese, ieri come oggi.